Ok, la prima parte è fissata della sala macchina, il Titanic. E adesso non ci resta far altro che andare a prendere le viti a P e andare a fissare una qui, un'altra qua e un'altra qua centrale, così in modo tale che abbiamo fissata la sala macchine del Titanic, ragazzi. Guardate qui, che spettacolo, ragazzi, bellissimo. Modellino di tutto rispetto. Adesso andiamo a prendere le viti. AP. Queste sono MP. AP e ce ne servono tre per il momento. Ok, e le andiamo a fissare, ragazzi. Ok, ragazzi, adesso una volta fissata la sala macchine, non ci resta far altro che andare a montare i supporti, quelli che abbiamo ricevuti. Eccoli qua. Sono uno è questo e l'altro è questo. Quindi andiamo a vedere. Per mettere il supporto delle eliche, e poi andiamo a vedere come dobbiamo montare il tutto. Ok, ed ecco qua che abbiamo inserito i due supporti. Adesso non ci resta far altro che andarle a fissare. Abbiamo inserito sia a sinistra che a destra, come potete vedere, il supporto delle eliche. E adesso vediamo un po' come dobbiamo andare a fissarle. Dobbiamo andare a prendere il pezzettino 114C, che sarebbe quello nuovo che abbiamo ricevuto, perché quelli vecchi non ce li fanno usare. Quindi andiamo a prendere il supporto 114C, che sarebbe questo qua, ragazzi, e lo andiamo a fissare con delle viti AP sulla parte centrale. Quindi il 114C va messo subito dopo andiamo a vedere poi come sarà orientato, ragazzi.